Quello che non si può adesso oggi stravolgere come realtà è che non può l'onorevole Agnoletto dirmi che era tutto pacifico e che c'è stata una rivolta delle forze dell'ordine. C'è stata una grande manifestazione partecipata, perfetta, e c'è stato non solo i Black Bloc ma anche i Carlo Giuliani, ed è inutile che cerchi di fare la prima inizio della trasmissione a dire che è un santo. Non è un santo, è una persona che stava commettendo un reato che si chiama delinque, quindi deriva delinquente. Del poliziotto cagliaritano condannato a 9 anni di reclusione per l'omicidio di Giovanni Pascale, un automobilista che... Noi abbiamo parlato di fatti, comunque, a lei possono non piacere. Comunque, lei è un demagogico, razzista, comunque, schifoso. Quello che non tolleriamo è gente che ha una responsabilità politica di altissimo livello. Ministro Brunetta, e ho messo purtroppo non a caso, Ministro La Russa e anche il Ministro Maroni, che tre ministri che hanno fatto queste dichiarazioni. Meglio i panzoni, come abbiamo detto. Noi siamo sempre orfani di un governo e figli dell'opposizione. Avevano sfilato i poliziotti del sindacato di polizia che denunciavano il pesanti tagli alla sicurezza, e lo hanno fatto manifestando con delle sagome che ritraevano poliziotti colpiti alle spalle da un coltello. C'è qui Domenico Pionese, perché T di cartone, pugnalati alle spalle, addirittura avete aperto la mostra del cinema di Venezia col tappeto rosso. Perché i militari per strada sono soltanto un aggravio economico rispetto al bilancio della sicurezza. Deve abbassarsi a dire delle falsità come queste. Assolutamente, questa è la... Avete tagliato 1 miliardo di euro alle forze di polizia. Si contrasta. Io capisco che lei è diventato un personaggio contrasta. Con questa cosa, con il coltello alle spalle in giro per l'Italia. Ma questa è la denuncia veri, che noi portiamo che nelle strada, città per le cose che dice lei, non li dicono. Il ministro sicuramente sarà a conoscenza che a Roma mancano 1800 poliziotti, che ci sono stati dei tagli orizzontali massicci. Questa maggioranza politica, questo governo ha deciso di tagliare alle forze di polizia e non ad altri. Ha deciso di tagliare la funzionalità del mondo sicurezza deliberatamente, coscientemente. Non è un caso e non è una crisi, è una scelta di questo governo. Allora, lei ha detto, tra l'altro, tutto questo accanimento ci sembra un modo vigliacco di esercitare le funzioni politiche. È veramente così furioso lei, Maccari? Visto che hanno accusato qualcuno di essere ubriaco, direi che loro sono degli spacciatori. Però al di là della polemica, al di là delle battute più o meno sagaci, l'ha risposto il ministro poche ore fa. Ha detto che al Viminale ci sono persone serie, ha detto che i numeri sono quelli di 150.000, che è stata montata una polemica per niente. Siccome però a questo non è piaciuto comunque ai due rappresentanti, che non sono proprio due qualsiasi, sono i rappresentanti del PDL, il Senato e la Camera. I massimi quotidiani non hanno dato la notizia, e neanche le TV nazionali. Io non mi sto riferendo che hanno scritto che 40.000 teste di cazzo sono andati a perdere tempo in giro per Roma, no. Noi abbiamo come riferimento Maroni, abbiamo come riferimento La Russa. Abbiamo scoperto con angoscia che si fanno al ristorante del Senato e della Camera, in cui un piatto di spaghetti col pesce costa 1,40 euro, e abbiamo farcito dicendo sarebbe quasi da venire lì a lanciare i lacrimosi. I colleghi stanno presentando tutte le domande di ferie, sì, tutti, ma non solo a Roma, in tutti i reparti mobili d'Italia. Sì. Se dobbiamo discutere di questi stramaledetti numeri, che sì che noi siamo disponibili a discuterne, però tutto tondo. Il numero deve esserci come ci deve essere, però i sistemi di difesa, noi abbiamo tutte di riparo che risalgono a 30 anni fa,
Non abbiamo le telecamere di ripresa, invece qua ormai siamo circondati in qualsiasi operazione, anche il più semplice e banale controllo da telefonini e telecamere. È ridotto, c'è lo spostamento di tutte le persone che hanno qualcosa o hanno avuto funzioni o hanno anche le scorte, insomma, che vanno in qualsiasi città, possono andare ovviamente per ragioni private o per ragioni di lavoro o altro. Qualunque segnalazione che arriva dal Ministero, il questore la vaglia. Ma ovviamente chi se la sente di non garantire almeno un minimo a tutti quanti? E allora per ogni volta che c'è il transito dell'ex ministro Martelli, giusto per fare un esempio, che ovviamente non ha più la scorta, a Cagliari perché magari deve partecipare a un convegno, il questore ci metterà due uomini, e due uomini da una parte, un uomo da un'altra, sono circa 10.000 persone, ma senza poter essere precisi, perché statistiche di questo tipo... Lei si riferisce al presidio in Piazza Castello? Guardi, dal 28 di marzo credo che sia la seconda volta che sento dire Piazza Castello. Lo dicono tutti sotto gli uffici della signora Aldovrandi, a casa della signora Aldovrandi, tutte bugie, falsità che non sono, spiegando specificatamente che gli uffici della signora non affacciano su quella piazza, assolutamente si trovano su tutt'altra parte. Perché la piazza del comune, del municipio è da tutt'altra parte, gli uffici della signora sono tutt'altra parte. Un'allucinante strumentalizzazione che dal 1975 in poi tutti coloro che dovevano scontare meno di un anno di carcere sono stati affidati tutti ai servizi sociali, tranne i quattro. Un calcio malato di violenza, di razzismo, di ferocia ultras, di poliziotti schierati. Dovremmo tendere a pensare che lo stadio, purtroppo non lo facciamo, è inutile, ormai siamo avvezzi, siamo abituati, che lo stadio non è una domenica di festa, è un problema. Quello che non va da noi non è il numero delle scorte, è tutto il sottobosco delle tutele cosiddette. Allora il ragionamento di fondo è: la persona è da scortare oppure no? Perché se la tutela è una scorta, le posso dire che quella persona che noi mettiamo a fare l'autista, in realtà è questo, una macchina non blindata, quindi addirittura pericolosa, è un status symbol, come dicevamo. È illogico invece, lo dico con tutta la forza possibile e immaginabile, che i rappresentanti del popolo pensino prima a identificare un'eventuale pecorella smarrita o qualcuno che possa aver commesso qualcosa di illegittimo, che diventi per qualcuno l'oggetto del rappresentante del popolo il problema principale. Identificare qualcuno che alza il manganello, asseritamente che alzi il manganello in maniera esagerata. Quell'anno scorso i rappresentanti del popolo italiano hanno detto che chi manifesta non merita di andare, di essere cittadino italiano, che dovrebbero essere presi a calci in culo. Queste erano le parole di un ministro della Repubblica, non dell'ultimo uomo della strada. E solo grazie a un partito che ha tentato un dialogo, un partito che si chiama PD, che ha coinvolto e convocato i sindacati di polizia a dialogare con i manifestanti, cioè gli studenti, con i quali abbiamo avuto 102 feriti e i sindacati di polizia hanno accettato questo invito. Pochi due giorni dopo il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha convocato una delegazione per ascoltare le problematiche dei ragazzi che volevano esprimere il loro disagio. Il ministro Alfano nega anche il questore, ma c'è stata una trattativa con questo Genia Carogne, il figlio del camorrista, oppure no? Qualche milioncino di persone collegate hanno visto, voglio dire, no? Poi possiamo dire che si sono parlati di un invito alle 5, ma non credo che, insomma, che siamo... Vabbè, noi poliziotti diciamo, no? Ma ce lo volete dare uno spray al peperoncino che così fermiamo la persona che magari può essere pericolosa per se stessa e gli altri? Bene, molti poliziotti ce l'hanno, arrivano in caserma, per andare in servizio devono toglierselo, metterlo in armadietto, perché è vietato portarlo. Allora pensi, addirittura arrivo a dire ce lo compriamo noi. Non ha nessun problema. Piace questo capo della polizia? Mi è piaciuto molto all'inizio, si è perso un po' per strada sicuramente nell'ultimo periodo, parla come un politico più che come un tecnico. E questo come mai? Perché credo si risponda pressioni. Più alla cosa della pancia. Ecco, non riceve mai delle telefonate dove le dicono Franco è esagerato questo... No, ho ricevuto 600 minacce di morte solo con la storia delle Dovrandi, però. Ecco, però è questo che è importante, sì. Migliaia di black block, migliaia di apparitori, migliaia di persone che hanno messo a fare fuoco una città e persone che hanno rischiato la vita. Mi perdoni, devo correggere anche lei. No, si figuriamoci, devi correggere, io faccio milioni di... No, perché quando no. Dice che è morto Paolo Carlo Giuliani, attenzione che lì è stato frazione di secondo, o moriva l'uno o moriva l'altro, eh. Ed è stato per quattro volte determinato che la canica, che tutti se lo dimenticano, che oggi è purtroppo una persona ridotta a una larva, e lo dico anche se non dovrei dirlo per una questione di privacy,
Meccanica e carabiniere che ha sparato materialmente, esatto, a Giuliani. Perché è stato massacrato, insultato ogni giorno. Non sarà certamente il nostro amico sindacalista poliziotto, anche molto simpatico, a dire se uno ha diritto o non ha diritto ad avere una strada intestata. Io sono uno di quelli che sta raccogliendo ancora firme contro il circolo che è stato piazzato a Genova per Carlo Giuliani. Carlo Giuliani non insegna niente al popolo italiano, niente. Poi se vogliamo intitolarla anche a Freda e Ventura, ma per favore. Dopo 6 anni di blocco di contratto esiste solo una parola di cui mi prendo la responsabilità e di cui vi chiedo di farvi da cassa e risonanza: buffoni! Viene un leader politico, gli regali la maglietta della polizia, quello se la mette, uno fa uno più due. A parte che quella è la maglietta che si compra in qualsiasi negozio, non è quella della polizia, è una maglietta che si vede negli articoli militari, se non c'aveva neanche gli alamari veri, cioè, è una maglietta di quelle taroccate. Hai letto sicuramente i casi che ci sono stati in questi giorni di persone che hanno sparato, Hermes Mattielli, che ha sparato dentro casa nel suo magazzino a 2 ladri 10 anni fa, l'hanno condannato a 5 anni e 4 mesi a 135.000 euro di risarcimento. E secondo te lui ha fatto bene a sparare o no? Cioè le leggi sono troppo dure, stai dalla sua parte? Ha fatto no bene. Le reazioni benissimo. Sono il risultato baccato purtroppo di una mancata politica della sicurezza. Altrimenti quello di Stacchio sarà solo il primo di una lunga serie di una politica di disinteresse della sicurezza che dura da parecchi anni. È vero che i politici giocano a scaricabarile, però io non saprei a chi dare il palmares della negatività. Noi abbiamo fatto regolare le richieste come tutti e solo stamattina, cioè a mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione, è stato comunicato che bisognava spostarsi in una zona periferica rispetto a quello che avevamo chiesto. Cosa avevate chiesto? Voi avete chiesto casa del Premier? Non era proprio casa, era la piazza principale di Pontassieve, che era stata concessa, tra l'altro abbiamo l'autorizzazione dei vigili urbani. La motivazione è bella scritta, c'è scritto che si potrebbe creare intralcio e soprattutto pericolo agli altri, noi potremmo creare pericolo. Sì, hanno accoltellato direi la Polizia di Stato, questo governo con queste continuità, queste indiscriminazioni che sta facendo sulla sicurezza ha veramente accoltellato i poliziotti. Cosa vi manca per arrivare a... Diciamo che questi mezzi tecnologici che vengono utilizzati nei... Possiamo vedere chiaramente che i confini sono sguarniti, qualsiasi macchina che ora possa passare. Il furgone potrebbe portare chi 20 persone. E come ha autorizzato il posizionamento del scippo in Piazza Limonda alla memoria di Carlo Giuliani? Noi che difendiamo una categoria. Quindi se moltiplichiamo le strutture e metteremo presidi e metteremo volanti, chi andrà al 113 a fare interventi di scippo? Fatta dall'amministrazione comunale di Genova. Perché riteniamo che Carlo Giuliani non rappresenta... 450 insieme immigrati. Ad altre organizzazioni stanno cercando di contrastare questo intendimento del dibattimento tecnico. Grandi masse che arrivano di sorpresa, volontà di fare veloci. Retorica o dietrologia, ma noi ci troviamo a scontrarci quotidianamente con il nostro pragmatismo. Per cui insomma questo è all'ordine del giorno. Buonasera a te e a tutti i telespettatori. Ecco, come dicevo poc'anzi, in questa prima puntata partiamo un po' dalle origini della Polizia di Stato, oltre un secolo. Vorrei aggiungere un po' di cose. Allora, la vicenda dell'inquinamento questura parte nel 2004 con un'indagine. Successivamente il dottor Pierpaolo Bruni, sostituto procuratore della Repubblica, noi eravamo fino a qualche anno fa quasi 100.000 poliziotti, oggi con tutti i pensionamenti sono stati vengono distolti anni. Dalle abituali attività lavorative, dai commissariati, dal controllo del territorio, gli uffici investigativi. We'll be right back.